Buongiorno a tutti ragazzi, sono sempre io, Dadomond, e il video di oggi, visto che è lunedì, dovrei fare, sì, troll face quest comunque faccio, ed è il 4 perché li abbiamo fatti quasi tutti, e penso di fare troll face quest 4 parte 1 e parte 2, e comunque adesso vediamo. Mi dispiace molto di non aver fatto il video di ieri su Meagle. Comunque anche voi siete testardi, non ci siete su Omegle. Vi dico gli orari, dalle. Comunque lo scrivo adesso, ecco, comparirà qui. Ecco. E dalle 18:30 circa fino alle 19:00. Ci dovrei essere alla domenica in questi orari. E poi, comunque su Facebook, sulla pagina, lo scrivo se magari ho qualcos'altro e non ci sono. Bene, e poi non l'ho fatto anche perché neanche su Nutella c'erano molte persone e quindi niente. Ok, andiamo a Troll Face Quest. Ragazzi, ci siamo e quindi direi di incominciare. Allora, dov'è la mia sigaretta? Dov'è la mia sigaretta? Ah, qui. Sì. No, non è una sigaretta. Non c'è niente. Vabbè. Quindi, ma dai, che cosa. Ma vai via, guarda. Non mi piace, però. Ok, andiamo avanti. Ma fai schifo, eh. Ma allora, dai. Dai, è un classico. Grazie. Bene, andiamo. Come ti ha fatto a battere un pupazzo di neve? Dimmelo! No, queste cose no, Queste cose proprio. Bravo! L'hai battuto, bravissimo, hai una forza proprio. Venga, adesso cos'è? Ma scusa, perché ho perso? È lui che. Mio tipo lui, no? Questo qua smidollato. No, sì, ecco, portatelo via perché ci sono dei problemi in questo. Ecco, adesso. No, non sentirti male. No, ecco. Non sentirti male perché neanche vinto, mi si è arreso. Ah, devo toccare, vado. Bravissimo, sei un grande. Ti stimo tantissimo, bello. Ok, andiamo avanti. Siamo al 6. E muore. Ok. C'è qualcosa di sicuro qui, dai. Qualcosa nella neve, qualcosa e tutto ti va. Ti picchio. Ma non hai capito qui? Ma non mi fa capire. Ah no, non mi faccio toccare niente per me. Non ho. Cioè, è complicatissimo fare questo, cioè. Vediamo. Ma allora vai via, guarda. Com'è che si fa questo? Impossibile. Allora. Dillo prima! Ma guarda, mi hai fatto così un scompaginare, deprimere che devo cambiare la bottiglietta per bere. Ecco, io non faccio pubblicità. Cioè, chi dice che io faccio pubblicità alla bottiglietta? Cosa? Non vedi? L'ho tolta anche l'etichetta in quella. No, vabbè, in questa qui no, ma è stato un piccolo sbaglio. Ok, andiamo avanti, va. Ok, prego. Fuori! Ah, ok, qui è il record. Tipo dovrei fare qualcosa qui. Perché, ecco, se questo qui è il record. Scusate.
solo per farvi vedere. Ma che facce hanno questi qui? Non lo so. Guardate, cioè, non lo so, questo qui, lunghissimo, ciccione, bimbo nutellato, vecchio, vabbè. Che roba, non l'ho mai visto questo livello, proprio. Allora, vediamo. Allora, non mi puoi far arrabbiare tutto dopo. Oh, è ovvio che c'era qualcosa, dai, su, andiamo. Certo che sei un po' magro, un pochino per tirare il lancio del peso, però, tipo, questo ciccione qui lo dovrebbe tirare. Forse avevo bisogno di 64. E vabbè, andiamo avanti. Dai, io non lo vedo, aspetta, vedo. Lo mettiamo in testa, ok. Dove lo vogliamo appoggiare? Questo, che lo parti insieme. E via. Oh, via. Ma che bravo, allora ce lo faccio anche io benissimo. Bene, da adesso farò il lancio del peso. Ho tirato la mia penna. Sarà uguale. Vai, ci si doppa qui. Mancava solo quello. E poi troll face è perfetto, eh. Questo qui che rimbalza da solo. No. Cioè. Boh. Anche ho pagato per aver questo. Allora, quello lì basta una cosa. Vai, adesso anche le piede. Allora. La coda. Mancano le ali e il cornuto è. Oh. Pronto per andare, bravo. Cosa domani? Ah, i pettorali massicci. Così proprio. Ehi, può andare. Avanti il prossimo. Ok. Salti in alto. Se clicchi al pubblico. Vabbè, dai. Salta, bimbo. Salta, bimbo. Allora, non ho capito esattamente. Cioè, allora, qui c'è una linea. Ecco la leva. Vai, mi allunga. Allora, anch'io, cioè, non ho capito. Ha decentrato un pochino il materasso, però penso che il materasso sia più. Sempre guardiamo i nostri carissimi fan qui che. In pratica siete voi. Guardate, allora, qua abbiamo uno senza bocca, qua gente che si sta annoiando, un uomo con un solo occhio, una bottiglia, una pallina, uomini nudi e un forzuto ciccione e, ma sembrano tutti degli alieni. Mannaggia! Mamma mia, allora, è deprimente questa cosa, non so se sentite anche la musichetta. Non riesce a tuffarsi questo potere. Perché grazie a queste urla di bambini eschimesi che riesce a buttarsi. Dillo prima, no? Vabbè, andiamo al bordo. Naturalmente scherzavo perché ho pochissimo tempo. Devo chiudere, aspettatemi naturalmente la parte seconda. Quindi, con questo chiudo. Commentate, iscrivetevi, mettete mi piace. Buon a tutti, ragazzi.